Sardegna è la più bella regione d'Italia. Lei era in Toscana, detto la Toscana. Secondo di dove vado. Comunque sono molto contento stasera di essere qua in questo bellissimo posto. Questo non lo dico in tutti i posti, questo è un bellissimo posto, ma sono contento perché sono assieme ai miei musicisti, i Bludgers. Bludgers. P-L-A-P, faccio il piercing. P-L-A-G-S-G-P-R-S-T. Si scrive Bludgers, ma si pronuncia Royal. È una parola irlandese, Bludgers. Tradotto in italiano, Bludgers significa piccolo ragazzo biondo che cammini sulla spiaggia in un giorno d'agosto cercando il tuo compagno di scuola. Assieme abbiamo fatto un disco, grazie di fare il disco 2, parte seconda, colpisce ancora contro tutti. Devi fare tre accordi, do in chiave di violino, re in chiave di contrabbasso, mi in chiave di basso. Mi in chiave di basso. Mengacci e Tony Esposito. Per tornare su tutto. Dei fiori fra tutti quanti li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, solo se non e parlano da Yeah.
e le mani in tasca, e va, tieni. Ho preso 100 euro, ho detto, tieni, 70 euro sono di elemosina, il resto mangi. La generosità di quest'uomo. E a quel punto dicevo, beh, stavo parlando della villa, c'è sta villa enorme, grandissima, proprio sembra, adesso, è grande quanto tutta la Calabria, enorme, tutta di marmo marmificato, si fa venire il marmo dalle cascate della Marmora. C'ha poi i terreni con i pavimenti, ci hanno messo la mughette, tutto intassato, tasselli, così. Poi c'è questo giardino pieno di centinaia di settenari. Tutti di euro, pisolo, mamma, dottor, bambino, ho sentito Murlo quello che va a chitarra, Puntolo quello cattivo, e poi c'è pure una nana femmina, cioè. Nana, qui c'è sta casa bellissima, cosa, lui ama molto gli animali. Lui ama 70 Doberman. Sapete quanto costa un Doberman? Quanto costa un Doberman? Non lo sapete. Io lo so perché ce n'era. Ho visto uno che si era scordato di togliere il prezzo. E praticamente Doberman, Doberger, anche Doberman. Cioè, 70 Doberman. 70. E lui ha paura che gli rubano. Ha detto, ho paura. Sapete che cosa ha fatto? Ha comprato 70 cani da guardia che gli fanno la guardia e dopo. Così non glielo dico. Persona precisa. Lui arrivava sul set prima degli altri, arrivava e se ne andava per ultimo. Proprio un preciso. Una volta dice, eravamo in un ristorante e lui, il cameriere, ha detto, oh, si è rotto il piatto, si è rotto in 1000 pezzi. Momento, che mille pezzi, si è abbassato, 7 sono 7. Una volta mi ha detto, Nino, ci facciamo 4 passi, tu sei chiaro? 1, 2, 3 e 4, si è fermato, e 3 ore, dopo 4, siamo sempre dalla strada. Una volta mi dice, esco, vado a prendere una boccata d'aria, esce, non respiravo, ho detto, Terence, respira, una, respira. Io ho salvato la vita a Terence. Va bene, se mi avete detto tutto di Terence, questa cosa qua, parliamo allora di musica, questo è un concerto, questi ragazzi scrivono anche le canzoni, le scrivono anche, le compongono, mettono le, giusto? E hanno ideato così una bella canzone che adesso facciamo, ed è autobiografica, parla di loro, e la canzone si intitola Siamo donne. Di quanti pezzettini ci sono nella prossima canzone, vince un premio. Ti va di giocare? Sì. Si mosce, non si mosce. Ti va di giocare? Sì. Chi indovina il numero esatto dei pezzettini che ci sono nella prossima canzone, vince un premio. Allora, naturalmente un premio simbolico, chi indovina vince 500.000 euro. Non è per i soldi, la soddisfazione, non è per il piacere di indovinare, non è, magari, ma se è il caso, manco se non ridire il premio, ma se, comunque, chi indovina vince 500.000 euro o ha scelto un videoregistratore, dovrebbe scegliere, e cosa sceglierebbe? Il videoregistratore. È furbo perché sa che 500.000 euro non gli daremo mai, ma nemmeno il video registratore, per la par condicio. Comunque, adesso io sto scherzando, ma il premio vero c'è. Quindi adesso noi lo facciamo in gioco, perché veramente c'è un premio, abbiamo anche un notaio, non so, che nota tutto, un campione di noto, viene da Noto in provincia di Sicilia. E quindi il quiz veramente c'è. Per fare questa canzone naturalmente c'è bisogno della vostra collaborazione. Dovreste alzare tutti quanti le braccia. Magista,
tua sorella è farmacista, il fidanzato di tua sorella è farmacista, la donna che viene a fare le pulizie a casa nostra è farmacista, quella nell'edicola di fronte è farmacista, devi fare il farmacista pure tu, non vuoi fare il cantante, schiaffi in faccia, si toglieva la cintura, pum, me lo frustava sulla schiena, frustava, saliva sulla terrazza e gli buttava l'olio bollente addosso, poverino sto bambino di 2 anni, così. Piangeva, ha telefonato al telefono azzurro. Azzurro, pronto, telefono azzurro. No, guarda, ha sbagliato, qui è la farmacia. A un certo punto il padre dice, dimmi, guarda, te lo dico una sola volta, cosa vuoi fare? Voglio fare il cantante della grande, voglio andare a Salerno. Cantare la costa. Tu fai il farmacista. Allora l'ha preso dalla giacca a doppio petto, perché lo costringeva a 3 anni a vestirsi. Giacca a doppio petto, cravatta, camicia, lo prende e lo chiude dentro la stanza delle torture. A casa sua, suo padre ha fatto la stanza delle torture. Ci aveva parlato con l'architetto, ha detto, senta, qui facciamo la cucina, poi facciamo la stanza delle torture. Come la stanza delle torture? Non si sa mai, metti se ho un figlio, è mio figlio, da grande, lo fa il chitarrista, io lo punisco, lo metto nella stanza delle torture. Ha utilizzato, l'ha chiuso, per 3 giorni e 3 notti, là dentro, poverino, piccolino, chiuso, al buio, c'era un asinello là dentro, c'era il buio e l'asinello, il buio e l'asinello. Poi c'era un ricombro, poi c'era, era pieno di torri, lui faceva amicizia con questo torri. Tutti i tipi di topo. C'era un topo che si nascondeva, no? C'era top secret. Uno tutto faceva così, l'esperato, top model. Io giocavo con questi topi. Poverino, là, piangeva senza pane, vino, senza marcellino. Tutto chiuso. Allora, il terzo giorno il padre ha aperto la porta. Cosa vuoi fare da grande? Ti commuovo quando vado. Ti ricordi? Ancora c'è il segno. C'è il segno dell'olio bollente. E voglio fare il cantante. Lui era scappato, è scappato. È scappato di casa, era di Messina. Ha fatto lo stretto a nudo. Era da Reggio Calabria, a nudo. Era da Reggio Calabria. È scappato di casa. Non poteva stare più in quella casa. E allora devo cercare un lavoro, ha visto c'era un tendone, il circo di Moira Orfei. Tu quasi vado là a chiedere, che sa, mi prendono come fare la ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, qualcuno deve fare la ta-ta-ta-ta-ta-ta, che sa, mi prendono. Guardi, signora Moira Orfei, io so fare ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, pom pom, mi schiaffo. Lei era cattiva, poi schiaffo, allora fa. Ci senti, come ti chiami? Ivano. Ah, una cosa dimenticavo, lui quando era bambino, lui era un ragazzo di colore. Ma l'ho dimenticato di dire questo particolare. Allora, Moira Orfei prende altri 9 bambini, no, e li prende le scritture e li utilizzava per farsi lavare i capelli, perché se Moira Orfei aveva questi capelli, non so cosa. E questi bambini gli avevano i capelli. Che così gli davo poi un pezzettino di pane, una cotoletta di giraffa, cosa da mangiare. E lui poverino stava là, dice, ma qualcosa di artistico, signora Moira Orfei, potrei cantare. Ti posso fare tipo, puoi entrare nella gabbia dei leoni, dai. Entra nella gabbia dei leoni, dai, così la gente si spaventa, vede un bambino, magari chissà se il leone se lo mangia, c'è un pochettino di suspense. Signora, ma... Dai, 50 che ti mangia, 50 che non ti mangia, dai, tentiamo. Sono messo là coraggioso, si è messo là dentro. Fortunatamente il leone non l'ha mangiato. Poi allora ha fatto amicizia pure con il leone, sì, perché lui è abituato con i topi, con gli asinelli. Ti offendi? Stai ridendo o stai piangendo? Allora, lui fa amicizia con il leone e alla fine fanno un numero bellissimo che ha avuto pure successo, la Moira Orfei era contenta. Lui allora faceva così, che il leone apriva la bocca e lui metteva la sua testa dentro la bocca del leone, pericolosissimo. Poi non finisce qua, risponde.
poi a un certo punto non finisce qua, perché poi apriva la bocca lui e il leone metteva la sua testa dentro. Allora Orfei dice: lavorare, ma io voglio fare il musicista, me ne vado e se n'è andato. E ho cercato di fare tanti lavori per mantenersi, voleva andare al conservatorio, allora ho cominciato a fare mestieri, quello che gli capitava, ha fatto il venditore di ostriche, l'ostetrico, ha fatto il bagnino, anzi ha fatto l'aiuto bagnino, anzi prima invece ha fatto l'aiuto bagnino che stava facendo, anzi, alla fine ha raccolto un po' di soldi e si è iscritto alla scuola di musica. Ed è diventato il nostro cantante dei Plagers, voce, canto e tastiera. Giano Girolamo, cantare nel blu, prendi questa mano, vincerà, non sarà un'avventura, che confusione sarà, perché ti amo, Haiti, ti sorrido amore, voglio per me le tue carezze, sì, proprio più della mia vita, ti porterò un ginocchio di te, l'altra non è niente per te. Non restare chiuso qui, pensiero, una rotonda sul mare, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più. Sera che tu andasti via, io ci rimasi male, tanto male, e la mattina poi vidi il letto vuoto, era vuoto, ho cercato sotto il letto per trovare un biglietto, ma non c'era, ma non te la ricordate? Questa era, la cantava, come si chiama, Tony Forfora, la cantava, cantante anni 60, Tony Forfora e i suoi Forfori. Vabbè, adesso però...